Parco Pitagora, siamo a Crotone, oggi si celebra la matematica, diverse le iniziative nel corso di tutta la giornata. In mattinata un seminario rivolto alle scuole a cura del Dipartimento di Matematica e Informatica dell'Università della Calabria. Sentiamo i due relatori. Mi faceva piacere raccontare ai ragazzi quali sono state le figure storiche ma anche più recenti che hanno fatto la storia della matematica e stanno facendo la storia della matematica in questo particolare ambito di ricerca. Ne ricordiamo una di queste figure? Sì, Marina Viazzosca, che nel 2022 è stata insignita della medaglia Fields, che è il premio più prestigioso che un matematico possa ricevere. E un'altra figura di cui parlerò è Marie-Sophie Germain, che è stata l'unica donna ad assegnare il suo nome a un insieme di numeri primi. E oggi abbiamo visto un'attenzione molto alta in questo convegno, una grande partecipazione. In particolare abbiamo cercato di portare argomenti di matematica, diciamo pure complessi o a livello più elementare, rivolti ai giovani. Nel mio seminario ho cercato di trasmettere l'idea di che cos'è una dimostrazione rigorosa in matematica, sempre da un punto di vista elementare. Mi sembra che la partecipazione è stata molto alta e gradita. Ampia partecipazione da parte degli studenti di Crotone, perché no, magari potrebbero iscriversi quando finiranno di studiare in città all'Università della Calabria. Sentiamo uno dei docenti delle scuole di Crotone. I ragazzi cominciano a vedere questi professori che parlano in un modo un pochettino più tecnico, usano linguaggi più specifici, cominciano ad adattarsi un pochettino a una relazione nuova che sarà quella dell'università, in cui un pochettino si devono liberare da tutte le forme di tutoraggio e procedere verso l'autonomia, ecco. Quindi avere subito una conoscenza con professori che si occuperanno soprattutto di contenuti e non di relazioni, ecco, per loro sarà davvero una cosa ottima, anche perché all'università sapete come funziona, ci sono una serie di meccanismi, prima li capiscono i ragazzi, prima ingranano e meno tempo perdono, che è l'obiettivo principale.